Addio inverno, colori, riti e feste della montagna. Questo è il titolo della nuova mostra che inaugurerà sabato 24 marzo alle 17:30 al Museo Etnografico del Pinerolese a Palazzo Vittone. Qual è lo spirito di questa nuova esposizione? A questo punto mi posso togliere la maschera. Indossavo una maschera tipica della tradizione dei carnevali alpini e questa in particolare è stata forgiata dagli scultori della scuola di Bardonecchia di Chiomonte, scuola di intaglio, ed è uno dei prestiti che vedremo nella nostra mostra. Questa è una vecchia maschera di carnevale che si indossava. Chiamiamolo carnevale, chiamarlo carnevale è inesatto perché è una festa di fine inverno. Difatti la mostra l'abbiamo chiamata appunto Addio Inverno, ecco, con la speranza che anche il tempo meteorologico sia più favorevole. Ma il concetto è quello di riportare in questo contesto di Pinerolo città tutte queste tradizioni che qui sono abbastanza scomparse o sconosciute. Sconosciute perché il più delle volte avvenivano proprio sulle montagne, perché era un rifiorire dopo il gelo dell'inverno. Vediamo un attimino cosa troviamo all'interno di questa mostra. Beh, troviamo intanto una serie di costumi originali relativi ad alcune feste di carnevale oppure feste degli spadonari della Val Susa. Troviamo delle maschere, troviamo una serie di fotografie molto belle, tra l'altro, che ci sono state prestate dall'organizzazione di alcuni di questi carnevali, e poi troviamo soprattutto 25 pannelli, ciascuno dedicato ad una festa, specifica. Questa mostra fino a quando sarà visitabile? La mostra è visitabile fino alla Notte delle Muse, appuntamento di fine maggio che l'amministrazione comunale della città di Pinerolo ha voluto già dallo scorso anno avviare per valorizzare i musei civici e non solo, anche i musei non civici, anche il Museo Nazionale della Cavalleria, cioè creare una serie di eventi che partiranno dal giovedì e finiranno la domenica, dove si svolgono appunto iniziative di valorizzazione, di conoscenza anche dei musei, perché spesso e volentieri noi pinerolesi siamo i primi a non conoscere quello che abbiamo nei nostri musei. E adesso devo dire che anche in Palazzo Vittone ci stiamo attrezzando per essere assolutamente all'altezza, anche perché ci sarà probabilmente, come avrete letto sui giornali, prossimamente un sistema, un vero e proprio sistema museale pinerolese che offrirà ai visitatori la possibilità con un piccolissimo biglietto d'ingresso che varrà addirittura per un bel po', ma di questo ne parlerà l'assessore, vedremo di proporre sempre delle iniziative di un certo livello in modo tale che ci possa essere sempre l'interesse a partecipare, a vedere i nostri musei, certi di trovare delle mostre costantemente presentate, perché altrimenti nei musei si va una volta e poi magari si torna dopo anni perché non c'è la novità. Invece lo scopo è proprio di portare sempre novità. E in questo caso dei grandi mascheroni di montagna. Ricordando quindi l'inaugurazione di Addio Inverno che sarà per sabato 24 alle 17:30 a Palazzo Vittone, ricordo solo che il numero 22 di Tracce è stato proprio dedicato a questa nuova mostra. Grazie mille di essere stati ospiti qua da Grazie a noi. voi, grazie a voi.